Vincenzo Fiorillo ha lasciato Pescara ed ha firmato il contratto che lo lega alla Salernitana a titolo definitivo. Stamani non era al Poggio per l'allenamento e a breve l'operazione sarà ufficialmente annunciata. Un trasferimento già in buona parte definito da alcuni giorni e che, dopo le ultime limate e riflessioni da parte della società campana, è andato a compimento. Si chiude così una pagina molto lunga, 7 stagioni condite da gioie e delusioni, ma con un grande attaccamento alla piazza e un record che resta, le 224 presenze da portiere in biancazzurro. Mirko Pigliacelli resta il principale obiettivo del Pescara per la sua sostituzione. Non si registrano però al momento sostanziali passi in avanti in una trattativa tutt'altro che semplice. Pigliacelli è sotto contratto con l'Università Tea Craiova e per liberarsi ci sarà quasi certamente bisogno di un indennizzo al club della massima serie romena. Pigliacelli non avrebbe difficoltà a scendere in Serie C per una piazza importante che per la prima volta rispetto alle precedenti esperienze punterebbe dritto su di lui, ma c'è anche il nodo dell'ingaggio piuttosto elevato che il Pescara dovrebbe garantirgli. Il presidente Sebastiani e il DS Matteassi hanno comunque sul taccuino anche altre soluzioni, come detto i vari Bindi, Gagno, Pisseri, che sono ancora sotto contratto con i rispettivi club. Resta anche l'ipotesi di Gennaro, svincolato e avuto da Auteri a Catanzaro. Come riferito nei giorni scorsi, l'attacco è al completo ed eventuali innesti passano per alcune uscite. Quella più imminente sembra essere Andrea Di Grazia, che è vicino al Foggia, dove troverà quello Zdenek Zeman che con il suo 4-3-3 potrebbe esaltarne le caratteristiche. Situazione in stand-by per Gennaro Borrelli, il giovane possente centravanti andrà via in prestito. Su di lui ci sono svariati club, tra cui Teramo, Piacenza e Monopoli, ma il giocatore chiede un ingaggio importante e soprattutto la possibilità di essere al centro del progetto tecnico con un ruolo da titolare abbastanza definito. Le valutazioni proseguono, ma il tempo inizia a stringere visto il conto alla rovescia per l'inizio del campionato. Sul fronte delle entrate resta caldissima la pista che porta Gianmarco Ingrosso in uscita dal Pisa. Il difensore ex Cosenza, L'Aquila e Matera a breve dovrebbe legarsi al Delfino e infoltire la batteria di centrali a disposizione di Auteri.